Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Ma quando deve dare il buonasera a tutti è sempre proprio, è vivo come un cadavere di 90 anni. Cioè, non ce la fa proprio avere entusiasmo. Non urlo. Buonasera, buonasera. Sono tornata, esisto. È tornata! Esisto anch'io. Viva! Come dicevano in sono proprio viva. Incredibile. Viva Dio, quindi sono allora. Viva perché pensando alle analisi, vedendo alle analisi dei manga, degli anime che mi faccio intrippandomi da sola, ho detto perché non intripparmi in compagnia, cioè nel senso perché non capire o comunque far capire, spiegare alcuni fenomeni, alcune elementi di cultura, di folklore che portano poi un determinato fenomeno a essere tanto famoso nei manga, negli anime, nei videogiochi, piuttosto che soprattutto ovviamente anime e manga, perché è di quello che in cui sono più settorializzata, diciamo. E niente, questa volta si parla di giganti. La rubrica intanto si chiama, come avete letto anche dal post, Tankopop, perché appunto prende il nome dal Tankobon, che sarebbe il volumetto, il volume dei 200 pagine che narra una storia, diciamo, e da pop, che appunto da cultura pop, perché appunto poi si riversa tutto in quello. Dimmi, io sono Angelo. Un bambino speciale e non c'ero arrivato. Ma sei scemo che l'ho scritto pure? E non me la rilegge. Ma non so quanto tu parli seriamente ultimamente con Angelo, non è molto, non è fra molto fra di noi. Che tu conosci. Ma neanch'io, ma cazzo, vabbè, vabbè. Comunque, che poi, cioè, voi dite, ma, cioè, allora è la prima volta che lo senti anche lui? No.
l'ho già detto, io l'ho scritto 12 volte. Ma ci sono delle volte in cui io gli dico, allora guarda la live il giorno X, messaggio dopo lui. Ah sì sì, la live è il giorno Y. No Angelo, sì, cazzo, ti ho detto che quell'altro giorno... Sì, ma va bene, ti vogliamo bene lo stesso, Angelo, forse. No, vabbè, tanto succedono cose veramente strane, ma va bene. No, Alessio, non sto facendo il fra, sono semplicemente stanco e stressato. Comunque. Torresi dice, Ale, Francesco, lo sai che esiste una funzione del PC che si chiama cattura? Torresi, siccome tu sei una bestia e non hai Instagram, non sai che io stavo facendo una storia per pubblicizzare la live. Vorrei dire una cosa, i giganti sono alti, non tutti. Merda, davvero? Non l'ho detto io, non capisco. Non l'ho messo nella storia. No. comunque, allora, prima come funzionerà un po' la live? Nel senso, io prima farò una specie di introduzione generale, appunto, da dove derivano tutte queste leggende, dal perché, diciamo, c'è tutto questo mito attorno ai giganti. E per questo episodio, appunto, che tratta dei giganti, poi sarà diverso di volta in volta. E poi ci concentreremo sui manga o comunque sui prodotti principali e poi andremo a vedere come si è declinata tutta la situazione dal punto di vista storico-mitologico in quella che è stata poi, che è stato poi il fenomeno culturale, diciamo, che noi leggiamo, che noi guardiamo. Allora, e poi chiaramente se dovete fare domande, se volete fare domande, fatele, così parliamo insieme, dialoghiamo, facciamo tutto. Comunque, partendo comunque dalla storia, perché sono così diffusi i miti sui giganti? Perché sin dall'inizio, comunque sin dalla preistoria, da quando c'è stata tutta la creazione dei miti, delle leggende, appunto sulla formazione del mondo, eccetera, i giganti sono sempre stati visti come appunto degli uomini giganti che erano allo stesso tempo vicini e allo stesso tempo lontani dalla concezione che si aveva di uomo, di umano. Quindi un qualcosa che da una parte poteva essere visto come modello e non troppo distante dalla figura dell'uomo che ci si aveva intorno, dall'altra un qualcosa di straordinario, perché appunto con una forza straordinaria, una potenza straordinaria, eccetera. Appunto infatti in tutte le mitologie e racconti antichi è possibile trovare riferimenti a uomini che sono appunto straordinariamente alti e spesso che portano anche con loro cultura e civilizzazione, diciamo, come nella storia che ci arriva dal centro e dal Sud America soprattutto. Perché invece poi ci saranno altri tipi di figure che sono quelle specialmente legate all'Europa e al Nord Europa, alla mitologia nordica, eccetera, che portano sì creazione, ma distruzione, comunque caos, eccetera. Quindi ci sono anche le due visioni un po' diverse. Mi intrometto nel tuo discorso, certo. Perché mi è venuto un collegamento, quando hai detto uomini molto alti che portano cultura, mi sono poppati in mente gli ingegneri di Prometheus, che hanno un tipo di rappresentazione, cioè sono 3 metri, 4 metri di creature che sono super avanzate e sono di fatto trattati, no, con, cioè, il film parte dalla paleoastronautica, quasi sia, per poi collegarci sti creaturi, e rientrano un po' in questa categorizzazione, diciamo, che hai fatto. Sì. Ovviamente ora, così a caso. Sì, è voluta, diciamo, la cosa, nel senso che appunto a maggior ragione poi questa cosa, chiaro che diventa anche un po' latente poi nella cultura di massa, cioè uno non ci pensa chiaramente, però è una cosa che, come tutte le mitologie, cioè le forme di mitologia, gli elementi stessi della mitologia che poi vengono tramandati, eccetera, nascono come tali per poi diventare sempre più latenti e uno ne parla senza neanche rendersi conto effettivamente di quello che sta dicendo tante volte, ma cioè, normalmente non è una mancanza di attenzione. No, dillo, è schifosa ignoranza. Insulta il pubblico e digli che sono degli schifosi ignoranti. Ma fammi passare per una persona gentile una volta che lo sono. Allora, comunque, a sto punto però viene da chiederci se questi ricordi mitizzati di grandi personaggi, guerrieri, che venivano rappresentati con proporzioni giganti, poi sono appartenuti realmente in qualche forma, diciamo, a epoche remote, o se derivano solo ed esclusivamente da una visione appunto dell'uomo amplificata e migliorata, diciamo.
E su, di questo poi si è occupata la paleoantropologia, ma non l'ho fatta, che sostanzialmente, vabbè, è la scienza che studia i resti degli antichi ominidi, eccetera. E sappiamo appunto da questi studi che la natura nelle varie epoche ha esplorato le forme di giganti, appunto, soprattutto dal punto di vista animale, quindi dei dinosauri o quelli che possiamo vedere oggi, per esempio, che so, le balene, la paleontera azzurra, le giraffe. I bradipi giganti. Ci sono i bradipi giganti, era una botta. Meraviglioso. Ti immagini, però, stupendi, che si grattano la pancia. No, comunque. Santa. Si addormentano su di te e ti schiacciano. Provano con la loro massa ad appendersi all'albero e lo fanno cadere. E rimangono lì. Rotolano. Rotolano. Comunque. E da questi studi appunto paleoantropologici cosa si è visto? Si è visto che appunto la forma del gigantismo, chiamiamola così anche se è un po' inappropriata come termine, ha due basi appunto, dei vantaggi e degli svantaggi. Gli svantaggi sono la resistenza agli attacchi, il risparmio energetico, diciamo, in quanto il costo metabolico per il loro movimento è molto ridotto rispetto a quello diciamo di un animale di dimensioni normali, perché appunto si muovono più lentamente, quindi consumano meno. E la massa corporea poi è un alto valore isolante, quindi è più utile nei momenti in cui ci sono dei cambiamenti, che dei cambiamenti anche climatici che permangono nel tempo. Aperto e chiuso parentesi, quando hai detto isolante ho pensato che tipo più sei grosso meno ti ammazzano i fulmini, ma va bene così, ok. Oddio, banalmente il principio è quello, cioè nel senso, tu più sei, più hai massa, più un evento esterno, soprattutto fisico, ha meno impatto su di te perché attutisci di più. Quello è. Un meteorite. Fatgam. Aperta e chiusa parentesi, ricordatevi questi vantaggi e svantaggi, perché poi li ritroveremo dopo in altre cose. Vabbè, invece appunto gli svantaggi sono la resistenza minore a cambiamenti climatici repentini, quindi sempre lo svantaggio appunto essendo avendo tanta massa, poi si come si dice, nel momento in cui c'è uno spam a livello climatico non tutto la massa riesce ad adattarsi allo spam, e poi vabbè perché sono più visibili e quindi pure più vulnerabili ai predatori, piuttosto che mi viene in mente tipo la classica immagine, cioè classica per me, tipo del triceratopo attaccato al branco di Velociraptor. Comunque, che belli i triceratopi! Spero un po'. Comunque, quel di piedino poi top. Comunque, oddio, piedino, che cosa hai tirato fuori? Una roba sui giganti della vita. Ma se vuoi le immagini, basta che tu me lo dica e passiamo all'altra schermata. Te lo dico. Yes, per adesso. Tutto ok, a breve mi serviranno quelle dei giganti. Quando ti servono? Cioè, dei reperti. Ok, allora. Adesso intanto mi giustifico in anticipo, le giucchio un po', perché essendo un bel po' di roba, fidatevi, ci sono delle cioè ci sono state delle scoperte poi anche archeologiche che sono state da una parte archiviate in un dimenticatoio. Perché? Perché da una parte sono un po' esagerate, nel senso che non si è mai capito poi se sono fattualmente vere oppure no, quelle un po' più estreme, mentre poi ce ne sono altre che adesso andrò a parlare, che invece sono più attendibili, ma comunque vengono proprio prese e fatte con un ah sì, ok. Però, vabbè. Le maggiori di queste vengono fatte tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, dove ci sono un sacco di articoli di giornale che riportano notizie sui ritrovamenti di ossa anomalmente così, grandi o comunque sproporzionate, soprattutto uno dei più clamorosi di questi ritrovamenti è quello di un cranio che è 6 volte più grande di quello della norma, e anche però noi diciamo nella nostra cultura non abbiamo mai sentito nominare, perché è sempre stata una scoperta presa e messa da parte. Quelle forse un po' più famose sono quelle fatte negli anni 20 del Novecento, dove vengono ritrovati dei veri e propri giganti alti fino a 2,20 metri, 2,50 metri,
soprattutto in Centro America, Centro e Sud America, vengono detti appunto i giganti della Patagonia, che è appunto la storia, la zona, questa, che appartengono a una certa razza, chiamiamola così, di nativi americani, una certa etnia di nativi americani, e che alterano molto appunto la concezione dei primitivi di quelle zone, fino ad allora che era consolidata solo in ambiti accademici come come persone comunque fisicamente normali, eppure dimostravano questa esagerazione dal punto di vista di altezza, di proporzioni, eccetera. Mm-hmm. Verso la fine degli anni 50 ci sono stati poi degli scavi fatti sul fiume Tigre-Eufrate che hanno portato alla scoperta di una vera e propria necropoli di giganti. Quindi non solo questa cosa lo si ritrova poi nei ritrovamenti. Ma chiamato? No. Okay. No, io nel frattempo ho alle tue spalle, ma mentre tu dicevi cose interessantissime, ho fatto un sondaggio super demente. Tu sei proprio una chiavica di persona, lo sai. Lo so, dove ho scritto che vantaggio avrei se io fossi gigante. Ci stanno votando. Domanda lecita. Ho messo 4 opzioni, che sarei molto maggiore degli ingegneri, in senso fisico, che non mi prenderebbero in giro, Thor Ragnarok e che potrei calpestare le cose. Scusa, perché hai messo Thor Ragnarok? Infatti è quella che un po' mi stona. Il nano gigante. Perché anche tu riconosci che è un bel film, giusto? Ok, allora metto. No, perché riconosco che il nano gigante è una delle trovate più brutte del cinema degli ultimi anni, ma lasciamo perdere. Comunque, il nano gigante. Un nano non è gigante, ma va bene. Comunque, vabbè. Torniamo nella discussione, ogni tanto devo fare questi intermezzi cretini per staccare. Ma capisci, ma ogni volta che facciamo una live. Ma nessun problema. Comunque, fra intanto, c'è l'immagine, sì, quella dove c'è il signore e il teschio alto. Ok, allora io cambio schermata. Il teschio alto messo così. Non mi... Allora, siamo. Però scusami! E dai! Vabbè. Allora, questo è un... Aspetta, ancora non... Perché dovendolo mettere sul momento, manuale, ripetizione, le JoJo pose, così farà diventa sempre più bravo. Se fate le JoJo pose io chiudo la live. Che bestia che sei. Allora, la gente sta vedendo queste immagini a dir poco titaniche. Allora, Ema, dimmi quale immagine ti serve. C'è un uomo e accanto a lui c'è un gigante, c'è uno scheletro di un gigante, gigantopode comunque. Sì, raga, questo è Evangelion, perché arriveremo anche a quello, che c'è una roba interessantissima. Eccolo, vai indietro. Vai indietro, malandrino, fermo. Questa qui. Sì, c'è un uomo con uno scheletro enorme che tipo, okay, gli arriva alle costole praticamente. Alle coste. Problema, coste. Mi sono corretto. Bestia. Vai Ema, tutto tuo. No, non quella. Ah, non quella. Okay, okay. Sì, quella. No, perché mi arriva dopo l'immagine. Ok. Sì, quella. Ma ha un nanetto di fianco anche. C'è il gigante e poi c'è un nanettino. Sì, però ecco, quelli i nanettini, a parte che ci potremmo fare un altro punto, però quelli già è diverso, perché quelli comunque si sono visti anche tipo Ping Ping, mi ricordo lo show dei record di non so quanti cazzo di anni fa, però comunque diciamo in passato soprattutto in Africa, no, piccolo inciso sui nani, soprattutto in Africa, c'erano un sacco di popolazioni, e ci sono tuttora alcune molto ridotte, popolazioni di statura molto bassa. Mentre per i giganti, sin dalla Bibbia, si è sempre parlato di, come si dice, gruppi ristretti, molto ristretti, popolazioni che erano un po' rare da trovare, eccetera. Quindi questi ritrovamenti hanno fatto scalpore sul momento. Tuttora, se lo si va a ripescare, si vede che... comunque al tempo quando è stato scritto l'articolo avevano destato stupore, eccetera, però
fattualmente uno adesso non ci fa neanche troppo caso. Però diciamo, come a livello di rarità, sono più rari, è più raro trovare scheletri giganti che scheletri nani, anche se è così, effettivamente è un po' tanto. Comunque, che dicevamo? Aiuto. Poi, non solo sono stati trovati resti di uomini, appunto, ma anche di necropoli dedicate, diciamo, destinate a questi giganti, ciò significa che in quella zona dell'Asia del Medio Oriente, appunto, potessero esserci state questi gruppi di popolazioni, seppure esigui, però è una, diciamo, come se fosse una conferma in più. E appunto la stessa cosa ci derivano, come stavo dicendo, dalla Bibbia, che ci suggerisce di immaginarci un numero relativamente tipo di giganti, e da questo numero esiguo appunto non ci si può di certo aspettare un qualcosa di una quantità di reperti esagerata, cioè, che poi ti dia la certezza, diciamo, della loro esistenza. Però diciamo che rimane un po' l'alone di mistero. Tra l'altro, noi abbiamo avuto anche i nostri giganti in Italia, soprattutto in Sardegna, dove secondo il giornalista Antonello Lai, ci fu un'intervista trasmessa su TCS, che è un'emittente regionale sarda, dove nel febbraio del 2019, intervistati non solo secondo loro avrebbero visto tanti anni fa resti di scheletri umani lunghi più di 3 metri, quindi altri più di 3 metri, ma hanno raccontato, secondo una leggenda locale, secondo la quale la popolazione, c'era una popolazione di 10.000 abitanti con 10 re e tante donne. E 10 re? Che, 10 re e tante donne, sì, che sarebbe vissuta su un rilievo collinare, appunto circondato dall'acqua, appunto, ed è per questo che erano così isolati questi giganti, anche in Sardegna, comunque vivevano, diciamo, nei loro ambienti. E perdonami, Ema, ti blocco solo un secondo. Asrur dice: sì, però questo non è un gigante, mettilo a fianco d'Angelo e dimmi il contrario. Vai, Ema. Ma quello che vede nella foto, dice? Sì, sì, nella foto. No, allora, conta che non è un gigante inteso come gigante come noi possiamo intendere noi di Attack on Titan. Esatto, cioè, quelli tu non li troverai mai. Nel senso, stiamo aspettando. Io poi c'è, cioè, un'altra osservazione che volevo fare, e cioè che è ancora più assurdo pensare a trovamenti poi potenzialmente veri, non veri, non è quello il punto, di sti cosi altissimi, tenendo conto che l'altezza media della popolazione mondiale è cresciuta nel corso dei secoli. Infatti, esatto, tipo, esatto. Le armature dei romani erano tipo, forse erano basse anche per me, sì. Capito? Erano sì. In media, erano piccini. Ma infatti per quello poi è stato uno scalpore, soprattutto in Patagonia, perché quello è lo scheletro di un gigante di Patagonia. Poi appunto è chiaro che non raggiungeranno mai le dimensioni di quelli dell'attacco dei giganti, ma perché fondamentalmente tu non vuoi, quando vai a fare una ricerca archeologica di quel tipo, paleantropologica, non vai a fare una ricerca di quel tipo per trovare quel tipo di giganti, vai a fare una ricerca per trovare come mai si sia poi così diffusa l'idea del gigante, sia dal principio, quindi se è solo una cosa derivata dal vedere un umano ingigantito, o se effettivamente avessero preso spunto da qualcosa. Poi tieni conto che, come diceva Angelo, essendo aumentata l'altezza media della popolazione mondiale nel corso del tempo, tu hai quell'uomo lì che è appunto intorno alla fine 800, inizio 1900, quello accanto allo scheletro. Tu immaginati una persona 10 cm più bassa che vede questi cosi enormi e dice: cioè, cazzo, questo è un gigante. Poi ovvio non è il gigante del manga, però no, quello è il senso, diciamo. Tra l'altro in chat ti stanno stanno facendo battute sui giganti dei terrapiattisti. Sui giganti che hanno costruito cose, le chiese, pirati. Beh, no, cioè, c'era tipo la teoria terrapiattista dei giganti che avevano costruito un gigantesco muro di ghiaccio intorno alla terra piatta. Sì, che poi non è un muro, ma è piatto anche quello, ma
Sì, vabbè. Perché ci sono gli altri mondi e non ce li vogliono fare vedere. Quindi siamo esatto. Sì, sono tutti dei bastardi. Maledetti. Comunque. Tutti del mondo uniti a difendere il confine. Comunque. Allora, cosa ci rimane dei giganti, quindi, in sostanza, per chiudere un po' la parte quella pallosa, diciamo? O comunque quella un po' più storica, quella un po' più... James Vieira, che era un ricercatore indipendente, per quasi 20 anni e prima dell'avvento di internet ha raccolto migliaia di riferimenti giornalistici e non sul ritrovamento dei giganti, scoprendo che buona parte di queste scoperte era stata sempre nascosta al grande pubblico. Tra le scoperte c'è una foto dello Smithsonian Ethnology Reports scattata durante una lezione di un professore universitario, nel quale si vede uno scheletro gigante, appunto, che è quella, la stessa foto che ti ho fatto mettere prima, Fra. Okay. Lo scheletro gigante dalla storia di circa 2,80 m, che apparirebbe la cosiddetta cultura dei Mount Boulders, letteralmente costruttori di tumuli, che è comunque una popolazione che si è sviluppata tra... cioè sviluppata, poi spostata comunque nelle zone americane, e secondo i teorici della cospirazione Smithsonian Institution acquistò lo scheletro con volontà di sottrarlo alla conoscenza dell'opinione pubblica, insomma un gigantesco cover-up architettato alla fine di non scalfire, diciamo, la teoria dell'evoluzione, perché appunto non sarebbe di fatti possibile per il darwinismo spiegare un così grande numero di giganti, se intendendoli sempre, prendendo il termine giganti per, da un punto di vista gente mediamente di statura normale, ricorrendo a come si va talvolta appunto alla condizione del gigantismo. E niente, questa era la parte. Ma adoro queste teorie cospirazioniste che non hanno un punto, perché cioè alla fine la scienza, quella vera, cioè se supera il darwinismo in favore di una teoria più evoluta e che spiega meglio le cose, lo fa, nel senso. Mi fanno molto ridere. Sì. No, ma allora tu conta che comunque cioè sì, però il cervello umano, la cultura, la società, eccetera, si basa su una cosa che magari può essere estremamente fittizia e poi ne fa la base della cultura, perché quella cosa è stata creata per essere fittizia e per stare alla base della cultura, cioè nel senso i giganti, banalmente tu hai sti ritrovamenti, alcuni sono veri, alcuni no, però di base noi sappiamo che ci sono persone affette proprio dalla malattia del gigantismo che sono estremamente alte, quindi dici può essere quello. Poi è chiaro che nel momento in cui tu uomo piccolo, povero, cioè nel senso, ma come tutti noi, quando ti trovi davanti a un fenomeno che tu reputi assurdo, cioè il mito flebile che tu hai nella cultura, nella mente con cui sei sempre cresciuto, lì raggiunge apici assurdi, soprattutto poi quando non c'era tutta quella rete di conoscenze che ci può essere mo, per cui uno si può informare, no? E per cui uno si basava, cioè, estremamente sulle danze della pioggia per il raccolto. Quindi da lì poi è tutto un processo lunghissimo e articolatissimo, però tante cose che tu fai anche quotidianamente derivano da un certo tipo di atteggiamento risalente a milioni di anni fa, praticamente migliaia di anni fa, ed è quella proprio la cosa affascinante, capito? Che contrasta poi totalmente con la scienza. Aperta e chiusa parentesi, io sono credente cattolica e guardando da un punto di vista esterno il tutto, la Bibbia, su cui si fondano attualmente dei governi e cioè una base culturale delle persone, può essere una grandissima stronzata vista da un punto di vista cioè può essere una bugia proprio creata ad hoc, capito? Quindi, e poi c'è un canone che altro che i fumetti, questo è canonico, questo non è canonico, lì c'è un delirio, alcuni sì, libri sì, tutte le cose apocrife, non apocrife, le testimonianze, le cose, cioè ripeto, io ci credo, però appunto tendo sempre a guardare la cosa anche dall'esterno, capito? Però questo è giusto per fare un credere, insomma, cioè agli angeli che poi ci arriviamo, descritti nella Bibbia, che sono tipo delle mostruosità immani, che Lovecraft avrebbe potuto prenderci spunto per le sue robe alla fine. Esatto,
gli angeli che però andiamo a prendere dopo non derivano dalla Bibbia, cioè puramente dalla Bibbia che noi leggiamo in chiesa, ma dal libro di Enoch, sì, che è una testimonianza, vabbè, riguarda la religione ebraica, la religione, cioè, mitologia religiosa ebraica. Comunque, se vuoi altre immagini, ricordati sempre che io sono qui. Yes, il primo manga, il primo prodotto culturale, diciamo, di cui poi parliamo, mo, è l'Attacco dei Giganti. Perché? Perché, vabbè, cioè, nel senso, è quello che, a cui uno pensa se uno dice faccio una live sui giganti, sull'origine dei giganti, uno dice Attack on Titan. E il problema, diciamo, è che al di là di quello di cui andremo a parlare adesso, quindi anche del come si dice, della storia di come sono stati scelti i giganti per essere poi trasposti nell'Attacco dei Giganti, alcune particolarità, minuzie, alla fine Attack on Titan parla di tutto tranne che di giganti. E a me, cioè, fa sempre ridere questa cosa. Infatti pure quando mi chiedevano ma che lei fai le cose, faccio live sui giganti, Attack on Titan, no. Quella, no. Sì, è la scusa alla fine. Sì, no, vabbè. Però mi fa sempre ridere sta cosa, perché poi alla fine uno va a vedere quando fattualmente poi legge il manga e dice ma siete un cazzo. E niente, comunque adesso andiamo a capire cosa c'è di gigante nell'Attacco dei Giganti. Intanto... Questa cosa mi piace. Minuto 35 della live, andiamo a capire cosa c'è di gigante nei giganti. Asur, silenzio. Che ha detto? Ha detto pure un brutto finale e lo sto silenziando. Cosa? Ha detto ha pure un brutto finale. No, era un cosa retorico, no? Lo stai solo silenziando e non bannando. E vabbè, sono una persona clemente. Allora, comunque, per il manga dell'Attacco dei Giganti, Isayama si è ispirato principalmente alla mitologia norrena. Perché? Secondo la mitologia norrena c'è il Midgard, esiste il Midgard, che è la terra degli uomini, e fu creata da Odino e dai suoi fratelli usando il corpo di Ymir. Chi è Ymir? Ymir è il gigante progenitore di tutti, che era enorme ed esisteva solo lui, e sdraiandosi ha creato la terra. Poi, dopo essere stato ucciso da Odino e dai suoi fratelli, le varie parti del suo corpo sono andate poi a comporre i vari luoghi. Speravo fossimo una tetta di Ymir, ma mi è andata male. No. Che volgarità. Ma scusa, è legata alla vita, è poetica come immagine. Non fare il coglione ogni tanto. Ok. Hanno creato i vari luoghi del Midgard, che appunto è questa terra degli uomini, isolata, diciamo, da quella degli dei, che è un posto pacifico e tutto quanto. Il suo sangue quindi divenne il mare, e le sue ossa le montagne, e la sua carne invece la terra. L'immagine spaventosa è un'immagine spaventosa appunto che recupera anche Isayama, quando nel capitolo 122 ci viene mostrato che il re Fritz fa dimorare Ymir alle sue tre figlie, che sono tre non a caso appunto, ma perché tre sono anche nella mitologia. Quindi Maria, Rosa e Sina. Ordinò che questa pratica proseguisse poi anche con i loro eredi. In questo modo nacque poi la stirpe di Ymir, e il potere di trasformarsi in giganti passò gradualmente agli Eldiani, come sappiamo, perché tutti loro hanno conservato il frammento di Ymir. Sia nel manga che nella mitologia norrena, Ymir è quindi inizia di tutto. Nel primo, quindi nel manga, il suo corpo dà vita al potere gigante, al popolo di Ymir, gli Eldiani. Nel racconto mitologico, invece, il suo cadavere viene distrutto da Odin e dai fratelli e dà origine a tutto ciò che si trova nel pianeta. Quindi. Da lì in poi il resto è finzione. Da lì in poi il resto è gioco su questo elemento per fare altro. Allora, perché adesso poi ti andrò, cioè devo ancora finire di spiegare, diciamo, la parte legata a Ymir stessa,
Però ci sono vari pezzi che vengono presi poi sempre dalla mitologia norrena, per non discostarsi troppo e andare a prendere troppe fonti, magari mischiarle, esagerare, eccetera. Però si vanno a prendere vari elementi e vengono poi riportati in alcuni personaggi, in alcune situazioni, eccetera. Però fattualmente poi la cosa dei giganti finisce lì, capito? C'è la cosa del numero, dei numeri che ritorna, adesso vediamo un attimo. A proposito della storia che abbiamo appunto appena raccontato, quindi quella della creazione del mondo, eccetera, del Midgard, di Helgea, diciamola così, Vili, che è uno dei fratelli di Odino, è anche il modo, uno dei tre fratelli appunto insieme a Odino, che poi hanno ucciso Ymir, eccetera, eccetera. È il modo in cui i giapponesi pronunciano il nome di Willy Tyburn, che sarebbe Ah, il. ok. Ok, che è un'idea appartenente alla famiglia che detiene il gigante Martell, che si dice che abbia aiutato Helos, l'eroe di Marley, a sconfiggere l'impero di Helgea. Billy era il nome di uno appunto dei fratelli di Odino, che secondo la mitologia avrebbe donato agli uomini l'intelletto e la sapienza, e nel mondo dell'attacco dei giganti. Tyburn dona all'umanità la verità su Helgea e quindi sulle mura, sulle delle mura, eccetera. E anche questo quindi sembra un elemento di mitologia nordica che poi Isayama ci mette dentro e fa combaciare, capito? Quindi, appunto, come dicevo prima, adesso andiamo a vedere gli altri, ma non sono non è una consecutio di eventi, ma sono tante cose che poi vengono riprese. Dimmi, Fra. No, sei solo sbagliato. Ti vedevo. Perdonami, sì, mi è venuto uno sbadiglio, perdono. Vecchio, io sto attento. Allora, siamo l'alunno attento e l'alunno cazzone. Però la differenza è che io sono l'alunno attento che fa anche il cretino, e tu sei l'alunno cazzone che sta all'ultimo banco a farsi i cazzi suoi. Non è minimamente vero, io sto controllando la chat, sto tenendo un occhio, sto guardando le immagini, ho messo Yggdrasil nel frattempo perché stavo ascoltando. Ho Ma che visto, sei bravo. thank you. Per te, Angelo. Non si fa, è dissi. Comunque. Vabbè. Poi appunto, visto che Fra ha messo Yggdrasil, parliamo di Yggdrasil, insomma. Il fatto che. Oh, intanto mi scrocchio tantissimo il braccio perché mi fa un male porco, comunque. scusate questo attimo di finezza che. Non me l'aspettavo, mi Ti giuro. ha Ti giuro che questa cosa spezzato. mi fa malissimo. Comunque, il fatto di far precipitare poi Ymir sotto un albero non è casuale. Infatti, pure quello è un elemento che Isayama prende dalla mitologia norrena. Infatti, l'albero poi è l'Yggdrasil, che è l'albero del mondo, che sostiene tutti e 9 i mondi esistenti, tra quali anche Jotun, che è il regno dei giganti. Si dice che la prosperità del mondo intero quindi dipenda poi dalla prosperità dell'Yggdrasil stesso. E poi appunto qui ci ritornerà il numero 9, adesso capiamo perché. Comunque la sua forma ricorda molto l'albero del capitolo 122 dell'Attacco dei Giganti, nelle cui radici poi cade Ymir e dove ci sono i sentieri, diciamo, che portano ai vari eldiani quando comunicano fra di loro. Che È poi come per se ci me fosse quella, la prima. i puff. Quella rappresentazione mitologica dell'albero è anche abbastanza ricollegata al finale, dove no, quell'albero sopravvive a ogni cosa ed è ancora lì proprio perché rappresenta la vita alla fine. Quindi questa è una cosa che mi è sempre piaciuto come ritorna quell'elemento. Però vabbè. Infatti, il frassino di Yggdrasil, perché è un frassino, sorregge con i suoi rami 9 mondi nati dal sacrificio di Ymir. Questi mondi sono il mondo degli Aesir, il mondo degli Elfi, il mondo degli uomini, quello dei giganti, che è appunto quello degli Jotun, che è tra l'altro la stirpe, diciamo, più famosa di giganti della mitologia nordica, dei Vanir, del gelo, del fuoco, e degli Elfi Oscuri e dei Nani. Questi 9 mondi poi costituiscono l'intero universo. Il numero 9, quindi, oddio, cade tutto. Il numero 9, quindi, è ricorrente. 8 più uno dei giganti, 8 i regni a cui e vengono affidati. Impossibile però non considerare sopra ogni cosa la presenza di Ymir, quindi il fondatore.
che pur sempre, cioè, sono sempre 8, non 9, però diciamo che è un richiamo abbastanza forte. Forse è stato messo apposta il numero 8 invece che il 9, giusto per discostarsi un minimo, non si è capito. Comunque, per non farne 10, per non farne 10, tipo, non lo so. Boh, mi piaceva l'8. Forse perché il 7, poi c'è quel 7 che è il coso dantesco insieme al 3, poi già, non lo so, non ho detto una stronzata per il 3. Numero massimo. Forse non volevano fare giochi col 7, visto che viene considerato un numero fortunato. Anche in Giappone. Il 7 è sfortunato. 7 è Lucky Number 7. Perché ha lo stesso... Ma io non sono in Giappone, ma da noi no, è un numero fortunato. No, da noi è un numero fortunato. Da noi sì. No, io pensavo intendessi in Giappone, perché c'è sempre il problema come... Sì, sì, vabbè, 4. Però voglio dire, ora come ora anche loro un attimino ce l'hanno la concezione, cioè nel senso di arrivare... Ah, sì. Vabbè, sì. Poi ovvio che tu stai parlando... Che ha i proiettili numerati e non mette il numero 4 perché gli porta sfiga, ma vabbè. Okay. Ma perché tu pensi a quella merda di Jojo durante la live di Ema? Perché mi diverte, va bene. Ok. Tra l'altro c'è Alessio che ha scritto: Fra per le persone normali fa il medio, per Angelo va bene il mignolo. Vede degli squallidi. Vai, ma non ridi, ma non ridere anche tu, per favore, che qua se ti ridi pure tu è finita. Che non... No, no. Tanto stavo esultando quando hai nominato i nani, perché io abbiamo vai, Ema, ignora Angelo, non ti preoccupare, vai. No, figurati. Comunque, appunto, diciamo che poi i sentieri sono una dimensione, diciamo, che collega poi tutto il popolo di Mir, perché sono una parte del gigante fondatore, all'interno della quale poi la fondatrice ha messo il suo plasma alla fine, perché è quello poi che sta alla base di tutto, diciamo. Quindi, i sentieri sono una dimensione dove non c'è né morte né lo scorrere del tempo, e tutti i discendenti di Mir possono incontrarsi, cioè, possono incontrarvi, sì, diciamo, all'interno. Allo stesso modo, nella mitologia, l'Yggdrasil è l'albero alla base nella quale si incontrano periodicamente tutti gli dèi. Quindi è come... È il salone condominiale per fare la riunione di condominio. Esattamente. Cioè, praticamente, quando hai qualcosa, tu vai là. Palese. Infatti, poi, l'Yggdrasil, cioè, nel manga anche... quando tutti vengono chiamati, eccetera, è per una riunione collettiva alla fine, cioè nel senso per dare un'informazione, un avviso a tutta quella che è la popolazione degli Eldiani, che serve, cioè che è un'urgenza, diciamo, come allo stesso modo in cui si riunivano poi gli dei ogni tot per consultarsi, nel senso. Ma poi si scannano come una vera riunione condominiale, o come gli dei greci, o sono più tranquilli quelli nordici? Fanno a botte anche loro? Vera riunione condominiale degli dei? No. Cioè, la riunione condominiale nel senso che ci sono quelli che si stanno sul cazzo, quelli che ti dicono sì, ok, va bene, quelli che ti dicono... quelli che si fanno i cazzi loro, quelli che sono super pacifici. Quelli che parlano generale... con i corvi contro i occhi. Sì, diciamo che quelli nordici... in teoria sono abbastanza permalosi, quindi dipende un po' come li pensi. Comunque, capisco. Per quanto riguarda, intanto mi sistemo tantissimo, per quanto riguarda la ricorrenza del numero 9, ci sono tantissime religioni e culti dove il numero 3 è centrale. Nella mitologia norrena, oltre al 3, c'è quello del 9, e manco a dirlo, appunto, 9 sono gli shifters iniziali, cioè quelli che poi i tipi di giganti, nel senso, sono 9. 9 sono anche i mondi che l'Yggdrasil sostiene, così come le teste del gigante Trivaldi o le madri di Heimdall, che sono delle figure mitologiche nordiche. E ancora si narra, appunto, che Odino rimase appeso all'Yggdrasil per 9 giorni e 9 notti in cerca della sapienza. Molto interessante che poi nel Ragnarok, che sarebbe l'Apocalisse, sopravvivono solo 9 guerrieri, e all'inizio dell'attacco dei giganti sopravvive al battesimo del fuoco
dopo a sopravvivere dei 10 classificati del 104esimo corpo di cadetti sono solo i 9. Il Ragnarok è la... Ah? Perché uno viene mangiato molto male? Durante il Ragnarok, sì. Sì, durante il Ragnarok. No, durante la prima uscita. Durante l'attacco. Durante il Ragnarok sopravvivono, cioè nel senso... Sì, il 9, e anche poi dopo il primo attacco durante il corpo 104esimo di ricerca ne sopravvivono il 9. Il Ragnarok, scusa, non ci dovrebbero essere Jormungandr e Thor che si affrontano fino alla fine di tutto? No, ok, mi sono perso. Non è quella cagata di film, però tranquillo, non ti preoccupare. Jormungandr neanche c'è in Thor Ragnarok, pezzo di scemo. Niente, Angelo stasera così. Tutto no, proprio non ne ha fa. Niente, devo fare il demente fino alla fine. Fare. Quindi, dicevamo... Comunque per Ragnarok poi si intende l'apocalisse della mitologia norrena che viene ripresa poi come una... Allora, aspetta, riformulo. Perché praticamente nella mitologia norrena non c'è mai una vera e propria fine. Cioè, nel senso, il Ragnarok poi non pone fine al mondo, piuttosto che è semplicemente un cambio di... Così come succederà anche poi nella mitologia greca. Non c'è mai una fine netta, c'è sempre un cambio di governo, di generazione, di sequenza di dei. Ma non ci sarà mai una separazione totale da quello che è il mondo degli dei, il mondo degli umani attraverso un evento specifico, appunto e questo viene ripreso poi col titolo del capitolo 130 dell'attacco dei giganti, che sarebbe l'alba dell'umanità. Infatti poi viene appunto, c'è questa fine e poi c'è un ritornare, come si dice, vabbè, un eterno ritorno. Esatto, bravo. E durante il Ragnarok il sole e la luna si spegneranno e tutte le stelle scompariranno dal cielo, e avrà luogo la battaglia finale tra tutte le divinità. Una volta che queste si saranno sterminate a vicenda, Sutra, il gigante di fuoco, distruggerà il mondo con le proprie fiamme. Questo racconto ricorda la lontana il vuoto della terra, ovvero la marcia dei colossali, che anche questo, appunto, anche la marcia dei colossali non era... Anche se appunto viene presentato, viene descritto come un evento catastrofico che poi pone fine a tutto, eccetera, noi sappiamo che ha come obiettivo quello di liberare poi un'altra stirpe. Capito? Cioè, di fatto ha l'obiettivo di creare un nuovo inizio dove cambia il sistema di potere che è stato in gioco per quei 2000 anni, facendo anche poi ricominciare il mondo più o meno da capo, grazie a... esattamente e... è una, cioè, che alla fine è come tutte le volte che si dice che c'è una fine del mondo, cioè nel senso la fine del mondo è la fine del mondo per la generazione che ha vissuto il mondo fino a lì. Esatto, diciamo, perché poi c'è un continuo ripetersi degli eventi in maniera, forma differente. Anche però... un po' come l'elemento del diluvio che sta in 10.000 mitologie diverse. Esattamente, sì. Sì, che poi del diluvio, distruzione in generale. Sì, che poi le cose tempo fa sul fatto che effettivamente c'erano ipotesi sull'idea che ci potesse essere stata una certa qualche evento climatico terribile da cui poi sono nate tutte queste leggende del diluvio. Se uno considerasse il metano generato dalle vacche di allevamento quando scorrevano è tanto. Provate a pensare le puzze dei dinosauri. Hai ragione, guarda che è vero. No, lo so, è uno dei motivi per cui pensare le puzze dei dinosauri, che cosa hanno combinato nel passato. Ecco perché non sono morti per un meteorite, giù proprio che l'hanno chiamato il meteorite. Esatto. Hanno proprio attirato, colpa loro, maledetti. E tra l'altro, ma a Bologna sta pure tipo una mostra di dinosauri. Volevo un sacco andarla a vedere, ma costa un fottio. Questa è una figata. Sto rosicando tantissimo. Comunque, tornando alle cose a tema attacco di casa,
Il nome Ymir è in orre, oddio, morto tutto. In orre antico viene dal verbo Ymia, che significa urlare. L'urdo appunto è un'abilità poi anche caratteristica pure dei giganti. L'urdo del gigante mi viene in mente sempre una delle mie scene preferite del manga, dell'anime, di tutto. Quando alla fine della seconda stagione, Eren, dopo aver visto morire, non mi viene mai il nome, comunque quello che lo cresce, quello del corpo del gendarme, Annes, si butta per terra, comincia a urlare, poi tipo gli dà la cara, no, troppo bello. E niente, quello sempre per rimanere nel tema dell'urlo. Un altro nome che iniziamo a prendere dalla mitologia norrena è quello di Utgard. Infatti il castello di Utgard è nella mitologia la parte esterna del recinto che racchiude il Midgard, che è stato creato, diciamo, con le ciglia di Ymir dopo la sua morte, per farvi capire quanto è grande Ymir, nel senso, conta che appunto il Midgard è la terra, cioè la parte abitata dall'uomo, eccetera. Praticamente. Hai detto che è la sua carne, giusto? Sì. E le ciglia, cioè le sue ciglia e basta, racchiudono tutto il Midgard. Vabbè, top, a me mi intrippa troppo. Però sto immaginando le ciglia fatte di mattoni che sono fantastiche. E niente, sempre nelle minchiate si dice. Sì, no, vabbè. No. E appunto poi qui si trova tra l'altro anche un castello in cui dove appunto si dice che Thor e Loki accompagnarono Skymir, che è un gigante. Ah, ok. Anche per finire, anche gli Ackerman possono essere presi dalla mitologia norrena, perché c'erano dei combattenti di nome Ulfendar. Ulfednar, infatti non l'avrò mai detto bene. Comunque, che erano temutissimi e ritenuti invincibili. Il loro potere deriva direttamente da Odino e vengono chiamati guerrieri speciali nella mitologia norrena. Allo stesso modo, l'immenso potere degli Ackerman deriva dal loro essere frutto degli esperimenti rivolti sugli Eldiani. Quindi, che per cui appunto essi sono in grado di manifestare il potere tipico dei giganti pur rimanendo umani, quindi mantengono le loro sembianze nonostante appunto hanno una forza sovrumana, eccetera. Delle abilità detta di Eren, dimmi. No, è bellissima questa cosa, non avevo mai fatto ricerca in tal senso, quindi... ma perché uno appunto banalmente quando sento parlare di cose inerenti all'attacco dei giganti e giganti pensa a quello e basta. E invece tante volte appunto questo qui, come in altri manga, dopo vediamo pure in One Piece, non come si dice, se c'è uno spunto mitologico per una cosa è difficile che poi rimanga limitato a quella cosa, cioè nel senso spesso poi si permea, diciamo, anche in altri aspetti minori, per l'amor di Dio, che non sono così palesi come Ymir, che cazzo, cioè te la mette, è progenitrice, lo Ikra, se lo vedi, però che si rielabora anche giusto così, sì appunto, appunto. Storia, mischiare un po', rielaborare un po' tutto. Quindi stavi dicendo, eravamo rimasti a sì, agli Ackerman riconducibili a guerrieri dal nome. C'è una pic relativa agli Ackerman che posso prendere? Perché io sono ancora fermo su... No, non devi prendere nessuna pic. Ok. Ce la posso fare. Batir Chick, grazie per il follow. Batir Chick. Batir Chick. No, grazie mille. No, niente. Ora manco i nomi riesco a pronunciare, raga, niente. Sono proprio fuori. Nel frattempo dovrei seguire. E va bene così. E niente, eravamo rimasti alla conclusione, diciamo, di tutto quello che riguarda l'attacco dei giganti su questo tema, pure col fatto che Eren alla fine della durante l'ultima arc narrativa dell'attacco dei giganti, le abilità degli Ackerman si risvegliano quando
incontrano qualcuno, cioè si scopre che le abilità degli Akana si svegliano quando questi incontrano qualcuno che possono definire il loro padrone, come i guerrieri, così come i guerrieri Ulfendar, che traggono il loro potere direttamente da Odino, che è il loro padrone e che è il figlio del gigante, che è Ymir, quello già abbiamo detto, che ha mercato mio padre. Esattamente. E questo per quanto riguarda l'attacco dei giganti. Adesso poi parleremo di altri due colossi, che sono One Piece e Evangelion. One Piece, vi giuro, cercherò di essere più breve possibile, perché, cioè, vabbè, dai che lungo quanto la morte, One Piece. Però... Vabbè, poi sappiamo che tu hai la passione per Elbash, quindi potresti andare a manetta tipo per un'ora solo su quello. Però parleremo solo dei riferimenti principali, di cui, allora, non sono qui per fare teorie, apro un piccolo... Ti ho messo Ozu intanto, Non voglio fare teorie. Che bello. Però, appunto, ci sono dei riferimenti che poi possono rimandare alle armi ancestrali o a cose. Adesso vi dico. Ok. Perché soprattutto per prima di cosa capiamo. Intanto adesso stavolta prendiamo spunto dalla mitologia greca, quindi andiamo a parlare degli Ecatonchiri, che sono figli di Uranus e Gea, mi pare. Sì, sono i centimani. Attenzione, per una volta non è Zeus che è andato a infilare il suo coso in qualche umana poco consenziente. Attenzione. Sono i centimani. Quando ho proposto di fare un frutto zozo centimani a Vincenzo, mi ha detto che erano troppo brutti. È vero, è palesemente vero. Infatti, fra Briareo e la foto... che è quello di cui andiamo a parlare un momento, non mi pare. Bellissimo. È quello là con tutte le manine. Sì, ce l'abbiamo, quella tipo a tratteggio. Sì, diciamo. Sì, l'ho già messa. Ok. E niente, appunto, che sono tre e sono figli di Urano e Gea, mi sembra. E sono Cotto, Briareo e Gigi. Ognuno di loro aveva 100 braccia e 50 teste che sputavano fuoco. E già lì... Perfetto. E da lì nasce la cosa di Briareo può essere affiliato ad Uranus, boh, sì, perché capiamo Uranus intesa arma ancestrale. Briareo è il più importante dei tre fratelli, perché, come è scritto in Teogonia, è il più buono e per questo viene ricompensato da Poseidone, che gli dona la sposa sua figlia. Se per Esiodo e Omero il potente centimani Briareo è un fedele alleato di Zeus, nella Titanomachia, che sarebbe l'equivalente del Ragnarok nella mitologia greca, quindi uno scontro apocalittico, diciamo, tra tutti gli dei, tra tutte le generazioni di dei, che poi anche lì darà vita a un'altra generazione di dei, eccetera, ci viene raccontato ben altro. Ageon, che è il figlio di Gea e Pontus, re del mare. Ageon sarebbe un equivalente anche lì di Briareo, un altro nome di Briareo. Mi collegare i nomi perché faccio schifo con i nomi, quindi vabbè, sempre Briareo, secondo un'altra fonte, si dice che è figlio di Gea e di Pontus, che è stato il re del mare prima di Poseidone e non di Urano, e combatte per i titani e non per gli dei. A quanto pare a quanto detto da Apollonio Rodio, invece, è il gigante, è un gigante sconfitto da Poseidone. Quindi non c'è una chiarezza definita sulla figura di Briareo, e questo ci porta poi ad ampliare, diciamo, lo spettro di possibilità su di lui. Ma quindi volevo capire una cosa: i giganti della mitologia greca da cui tu stai prendendo sono i titani o altro? Cioè sono titani. Quelli che... Ok, sono proprio quelli, quindi okay. Quelli contro cui hanno combattuto gli dei, ok. Quindi Cronos, sì, compagnia sì. Cantante. Cronos, no, quelli sono i... Allora, Cronos, poi c'è Zeus, cioè nel senso, sono Cronos, i discendenti. Gea.
sono i discendenti, per farvi capire. Gli Hecatonchiri. Ah, quindi stai sempre parlando degli Hecatonchiri? Ok, ok. Mm-hmm. È sempre... No, perché in pratica, l'ho detto malissimo io, mi assumo la colpa, non c'è troppa figura, cioè scusami, troppa chiarezza sulla figura di Briareo, nel senso che lui nasce culturalmente come figlio di Urano e Gea, però secondo alcune tipo per il Sio di Omero, appunto come dicevamo prima, è figlio di Gea e Pontus e non di Urano, e non combatte dalla parte dei Titani, cioè combatte, scusami, non dalla parte degli dei, quindi è discendente degli dei direttamente, ma è discendente dei Titani perché deriva da Pontus e non da Urano. Mm-hmm. Capito? Okay. Vabbè, anche per i poeti appunto latini, Virgilio Ovidio, Briareo è nemico degli dei. E nell'Eneide lo vediamo in guerra contro di loro, cioè, armato appunto di 50 scudi e 50 spade, appunto per le 100 braccia che ha. Mi pare bilanciato, ha una build bilanciata. Esattamente. Nelle Metamorfosi, adesso salto un po' le altre informazioni un po' così perché giustamente non ci serve. Nelle Metamorfosi... Quelle famose, famosissime. Sì, sì. Ovidio lo descrive come un re del mare oscuro, le cui forti braccia possono sconfiggere enormi balene. E Plinio dice che fu il primo a salpare su una lunga nave. Qui. Ora inizio a capire l'immagine dell'uomo pesce che non siamo riusciti a mettere. No, sì, no, quella è un'altra cosa. Ah, quello ok. No, quella è un'altra cosa. Quello è il Vultans, che sarebbero gli ibridi, perché poi avevo preso gli esempi dei giganti in One Piece, che appunto oltre quelli antichi, eccetera, c'erano anche i Vultans, che sono gli ibridi tra i giganti e gli uomini pesce. E poi vabbè, lì c'hai sia quelli comunque nordici, però è bellino vedere che magari ci sono altre ispirazioni, perché quelli nordici li becchi subito, tenendo conto che ti hanno nominato un Loki, c'è tutto un villaggio che palesemente vichingo e tutta quella roba lì. Sì. Però è molto più interessante vedere quest'altra cosa, ecco. Ma infatti appunto perché a parte che per Elbaf ci ho parlato e riparlato, però per Elbaf è palesissimo il riferimento. Era interessante appunto vedere pure questo tipo di aspetto su queste altre figure, come possono essere Briareo, e dopo vediamo che l'altro stronzo, ma capita. Da cui poi Oda può o meno aver preso spunto, non lo so. Comunque, a me qui sorge un dubbio, perché non mi ricordo una cosa. Cioè, questo esce fuori dal discorso, ma Uranus è mai stato detto appartenere al cielo, o è sempre stato ipotizzato? No, solo ipotizzato. Non si sa letteralmente niente che non sia il nome. Sì, infatti, non abbiamo, è soltanto un'ipotesi, perché tutti quanti hanno detto, vabbè, un'arma relativa al mare, un'arma relativa alla terra, perché Plutone oltretomba terra, e Uranus relativo cielo, ma in realtà è sempre stata solo un'ipotesi. Sì, veramente. Perché veramente si sa solo che esiste e che si chiama Uranus, punto, non c'è altro. È perché banalmente, cioè, può essere anche una stronzata, ripeto, però se noi vogliamo fare affidamento su questa su questo lato della mitologia greca, Briareo, per il adesso andiamo a vedere pure meglio, però sia per il contatto a livello di parentela, diciamo, con Uranus, che per come viene descritto nelle Metamorfosi, quindi come una presenza marina, sia per le fattezze, questo è un po' più flebile come motivazione, però sia per le fattezze che noi possiamo ritrovare idealmente in One Piece, quindi un qualcosa, anche che non sia una persona, eccetera, con 100 braccia, 100 facce, capito? Sì. E perché appunto Plinio lo testimonia come il primo gigante a salpare su una grande nave. Può essere Noa? L'idea di un'arma ancestrale, persona con 100 braccia. No, ma non necessariamente persona, eh. Cioè, nel senso, se fosse capitata con Pluton, tu potevi dire che aveva 100 cannoni. Però mi piaceva l'idea di una persona con 100 braccia. Vabbè, sì. Però vedi che tipo, idealmente tu se lo vedi bene in One Piece. Sì.
Vabbè, comunque questo era un piccolo intuito. Invece, se vogliamo parlare a proposito di Pluton, noi possiamo parlare del parallelismo tra... usciamo dalla mitologia greca, entriamo in quella, diciamo, un mix tra quella norrena e indù. Ok, di indù non so. Indù io so, tipo Rakshasa e cose del genere. Aspetta. Vediamo un pochettino. No. Immagini, allora, di mitologia indù che hai, puoi avermi passato da me. C'è il... ah, c'è il demone, c'è quel demone un cavallo. C'è? Bellissimo. Si chiama. Bellissimo. Questo dovrebbe essere Vishnu, no? Con quattro braccia, totalmente azzurro. La setta, non vedo un cazzo. Sì, forse quello sì. No, io guardavo quello l'immagine precedente che era fighissima. Vishnu, sì. Ma dove stai scorrendo? Ah. No, ho capito dove stai scorrendo. Comunque... ma che si ferma, ti dico se è quello. Ok. Sì, è quello blu. Ok. No, non ha quattro braccia, sono... Sì, ha quattro braccia. Basta, metti quella di prima. Quella di prima. Ah, il demone di prima, quello, okay, con lo sfondo rosso. Quello fighissimo, sì, così sono felice. Quello con lo sfondo rosso. Cos'è questa mostruosità? Questo non è tipo uno di quei, allora, demoni che spuntano di notte, una roba del genere? No. No, ok. È una divinità che ha un parallelismo con il con Ymir. Appunto, da Ymir esiste un collegamento verso la religione induista attraverso il re Yama, che è il Deva della morte, ed è quello là nella picca. Che è colui che dà nome irrimediabilmente trattiene con sé. Quindi padrone degli inferi, e la sua figura rappresenta colui che si occupa del controllo totale e del trapasso delle anime tra un mondo all'altro. È il figlio di Surya, quindi il dio del sole, e della dea Saranyu, e viene chiamato anche Dharma, cioè letteralmente giustizia, perché il compito di giudicare le destinazioni delle anime. Okay. E Kala, che è letteralmente tempo. Yama infatti è identificato con il tempo, perché quest'ultimo ha decretato il momento della morte. Nei Veda è considerato il primo uomo sulla Terra, e sono state ritrovate forme parallele di questa figura, che rappresentano il possessore dell'inferno, la figura storica, come figura storica, scusami, in tutta l'Eurasia. Quindi praticamente come figura non appartiene esclusivamente alla religione induista, ma lo possiamo ritrovare anche in altre zone. Ed è noto come Yama presso i fedeli di Zoroastro, è considerato appunto della stessa natura di Ymir nelle leggende nordiche, mentre poi in quelle giapponesi è diventato Enma. Addirittura, sì. Che giro, vabbè. Sì. Ok. E quindi, e lì abbiamo già un... perché vuol dire che come figura è presente anche nel... in Giappone, cioè nel senso... è conosciuta anche in Giappone come figura, e gli hanno addirittura dato un nome per identificarla. Okay. Inoltre si può fare un paragone con il dio degli inferi Ade, il dio romano Plutone e la divinità egizia Anubis. Quindi, okay, da qua, come prima, ci può sorgere la cosa del... ma scusami, ma quindi Yama ha qualcosa a che fare con Pluton? Uno, per il rimando a Plutone, e vabbè, uno dice grazie al cazzo. Due, per l'associazione a Enma, sia come figura appunto presente nella mitologia giapponese, sia come nome già sentito in One Piece, anche che non c'ha a che fare relativamente con Plutone adesso, però comunque che ci sia un po' di, non so come dire. E la funzione equilibratrice, non so se si fa equilibratrice, equilibrante comunque, perché appunto se ci vogliamo ricollegare tenendo il punto fermo Yama uguale Pluton, Pluton era ancestrale, a quanto si è capito, perché anche lì delle arme ancestrali sappiamo poco, è un cazzo sostanzialmente, Pluton è stata quella che serviva a contrastare le altre due armi ancestrali, quindi a riportare un minimo di equilibrio.
Quindi che abbia a che fare con questo sempre effetto equilibratore della divinità? Non si sa. Pure perché viene chiamato giustizia, quindi magari può essere addirittura appartenuto alla parte giusta della guerra. Non si capisce. Il nome, vabbè, comunque deriva dalla radice yam, che vuol dire fossa, fossato, quindi qualcosa che sta sotto terra. E si riprende pure la figura, esatto, che dicevi prima, del fatto che è legato alla terra, eccetera. Nelle raffigurazioni tradizionali appare con il corpo verde o blu, gli occhi infuocati, vestito con abiti rossastri, cavalcato un bufalo nero, che però noi non abbiamo in questa illustrazione, e talvolta è rappresentato come un vecchio armato di spada e scudo. Anche questa volta non ce l'abbiamo non abbiamo nulla del genere. No, ma perché, vabbè, ma è voluto in realtà, perché variano poi talmente tanto le varie rappresentazioni, cioè se tu pensi anche a... L'iconografia è una brutta bestia. Cioè, esatto, non mi venivano esempi, però se tu pensi a come una cosa può essere raffigurata, poi cambiano magari le minuzie, sì. E ti sembra una cosa totalmente differente, capito? By the way, diciamo che questa più o meno era la parte legata a One Piece in senso di... cose nuove, ok, tutta la parte morena più basic, ok, sì, esatto, più che altro perché poi le figure dei giganti noi le conosciamo bene in One Piece, e in One Piece vediamo come come si dice, riusciamo a vedere tutti i vantaggi e gli svantaggi dei giganti che dicevamo proprio all'inizio della live, cioè quelli che poi vengono riportati anche dagli studiosi che li hanno visti paleantropologicamente sugli animali, sulla preservazione o meno degli stessi, la super forza, la super resistenza, la longevità, la debolezza negli impatti, nei cambiamenti repentini, il banalmente Wars che è stato trovato congelato. Cioè, ci sono tanti elementi che poi vengono appunto ripresi e che sono un sacco interessanti da notare, senza, ripeto, voler andare a parlare poi della parte riguardante tutta Elbaf, la questione legata ai vichinghi, che poi lì, vabbè, tra lì Shanks e cose, cioè, vabbè. E lì poi c'è tutto un collegamento culturale. Sì, infatti. Ero curioso. Poi ero curioso, ovviamente, di Eva. Forzo il cambio di argomento perché sono curioso io, sinceramente. Okay. No, adesso ci stavo arrivando. Allora, un momento, perché devo vedere bene come strutturare il tutto, perché è assai roba. Ma perché Eva. È assai roba, però forse la cosa più interessante, perché è un collegamento non banale. L'idea che parti da qualcosa che riguarda la mitologia, le leggende, eccetera, sui giganti, per ricollegarti agli angeli di Evangelion. Sì, cioè uscendo dalle solite riferimenti, i soliti riferimenti cristiani che si possono dare per Evangelion, sostanzialmente. Sì, che poi in realtà, appunto, in Evangelion sono collegati sia per... Abbasso un po' il tono di voce perché c'è la mia inquilina di Porella. Come si dice, sia per il fatto del gigantismo stesso, quindi del fatto che tu gli angeli li vedi grandi, ma anche perché sono dei mecha, cioè sostanzialmente quelli che tu vedi in Evangelion sono mecha, e i mecha derivano dalla figura del gigante, cioè sostanzialmente sono dei giganti che culturalmente, con lo sviluppo tecnologico, tutto il periodo in cui il Giappone poi è decollato, diciamo, hanno accompagnato di pari passo quella che è la figura del gigante. Quindi che ci siano ste armi, ste cose, le tecnologie super iper attrezzati, eccetera, deriva da quello. Anzi, il fatto che all'interno, cioè a governare il gigante, ci sia l'umano, sia può essere sia un punto di vista
di superiorità, nel senso che l'umano ha superato, cioè ha raggiunto un livello di conoscenza tale da prendere totalmente possesso del gigante antico, migliorarlo e governarlo, oppure poi in Eva come in altri, quando spesso le macchine poi prendono il controllo dell'umano che li governa, in Godzilla quando come si dice, in Godzilla sostanzialmente un gigante primordiale, un mostro, un kaiju primordiale che risiede per cazzi suoi nelle profondità del mare, e poi quando si sente attaccato dai progressi tecnologici in senso errato dell'uomo, dell'umanità, esce fuori, si ribella, e si ribella utilizzando le stesse armi che vi parlo del primo Godzilla, quello del 54. Si ribella usando le stesse armi per cui l'uomo l'ha danneggiato, e cioè è tutto quello che ha creato lo usa per distruggerti, esattamente, certo. E questa cosa è stupenda. Comunque, al di là di quello, poi abbiamo i riferimenti veri e puri, poi alla mitologia ebraica stavolta. Perché ebraica? Perché in quella ebraica gli angeli, nel libro di Enoch, vengono descritti, cioè gli angeli sono dei giganti, a livello di dimensioni, a livello di importanza e tutto, sono proprio fattualmente dei titani. Infatti la storia degli angeli caduti, oltre a essere brevemente citata nel versetto della Genesi, è stata approfondita da Bereshit Rabbati, un Midrash, ovvero un commento esegetico della Genesi composto nel IX secolo. Si parla dei giganti, ovvero i figli degli angeli vigilanti che, per loro scelta, sotto guida del loro capo, sono scesi dal cielo, rinunciando volontariamente alla loro condizione angelica in aperta disobbedienza a Dio, per unirsi alle donne terrestri e generare gli uomini e, come dicevamo all'inizio, portare civiltà, quindi la lavorazione dei metalli e altri mestieri. Nel testo del Bereshit Rabbati si parla della nascita dei giganti e delle loro violenze e sopraffazioni, che delle visioni premonitrici che hanno avuto in sogno alcuni di loro. Adesso c'è volendo per la storia delle visioni, ma non ci tocca direttamente, quindi direi che possiamo passare a come tra gli interlocutori della discussione poi sui sogni che questi hanno fatto, questi sogni premonitori, troviamo i figli di Semeza, che sarebbe il capo di questa stirpe, e anche Gilgamesh, che è il mitico re sumero, un interessante intreccio in quella che poi diventa una cultura mista tra ebraica e mesopotamica, che è appunto un unicum poi nella letteratura. E appunto poco dopo poi Enoch, che è il personaggio, diciamo, mitologico da cui prende il libro. Che sarà una delle basi della mitologia ebraica, invia ai giganti una tavoletta di risposta che contiene il messaggio che li condanna per la disobbedienza a Dio e per le violenze che hanno perpetuato, ma ha una nota finale di speranza e l'invito per tutti i giganti, diciamo, a pregare. Quindi comunque una visione alla fine del tutto che spinge verso la religione, verso il credere, tutto quanto. Una tavoletta che parla di punizione, sì, ce lo vedo il parallelismo, nel senso, ok, ci sono. Pensando alla macro trama strana di Eva, tra tavolette del Mar Morto, apocalissi causate da sti angeli e rinascite varie dall'aranciata. Ma è molto interessante, pure perché appunto alcuni degli angeli prendono proprio direttamente spunto da alcune figure del libro di Enoch, che infatti adesso andiamo a vedere. Il primo è Sahiel, che è il primo angelo che appare nell'anime. Sahiel non ce l'abbiamo.
Vabbè, tanto è bene o male a Dovrebbe esserci però, vedi se c'è la figura di un sagittario però. Quello ci dovrebbe essere. Aspetta, ma ti... Perché io non capisco dove stai sfogliando? Perché siamo sempre un po' in delay rispetto a quello, cioè quello Sì, che in delay è loro... quello per forza. Loro stanno vedendo il noi di qualche secondo fa. No, tecnicamente Aspetta, devo comunque adesso mandare... l'immagine dovrebbe esserci, perché io la live ce l'ho sotto. Sì, c'è un angelo con C'è un delle angelone palle. gigante. Ma sa che non ce l'abbiamo, un sagittario neanche. Aspetta, adesso vedo se te li ripinno in chat. No. No, non li posso più inserire, Ema. No, però per fartelo trovare poi lì. Ema, no, no. Sì, però. Se non era dentro, non Ma infatti, colpa mia. c'è. No, sono scema io. Per una volta siamo le responsabilità di Efra, è davvero strana come sensazione. Esatto, strano. Strano ma piacevole Scusate. per una volta. Se provo a condividere, no, eh. Sì, Possiamo vado. fare. Vai di condivisione schermo, aspetta. Vado io. La scena grande, fra. Sì. Che così ci vedono. Aspetta, eh. Grandi e giganti e belli ci vedono. Ok, one second. Vai, tranquilla. Non ti preoccupare. Scusate, Avevi tranquilli. scritto, avevi detto quella cosa dei tipi di attacchi che fa Sager, che erano ricollegati alla sua figura. Ma ti dico, ma ti Perché dico. lanciava le frecce. Sì, mentre lui spara tipo i Tra l'altro, pubblico, piloni scusateci per l'orario, atomico. ma questa rubrica Richiede sui... richiedeva tempo, quindi ovviamente a sto giro ci allungheremo oltre le 11, quindi Abbiamo iniziato con quei 5-10 minuti di sì, ritardo, quindi alla infatti. fine Sì, ci tanto più o meno comunque finisco gli angeli, poi siamo poi ci lì, sarà una puntata insomma. 2. Yes. Aspetta, Comunque... ce l'ho. Te lo aggiungo, perfetto. Ok, Lo vabbè, lui vedi? è Akil. Sì. Ok, perfetto. Lo Niente, vedo. lui è Sager, quindi lo vediamo con le sembianze umanoidi, il volto da gufo quasi, e Non lo so, non appare so dopo gli eventi del Second Impact. Nonostante sia quello che appare per primo nella Sekiel, è il terzo angelo, e appare riemergendo dall'oceano per attaccare, scusate, Neo Tokyo 3, dall'aspetto appunto della catena umanoide, con le strutture ossee sul torso e sul collo, e ha simili branchi sulle gambe e sulle mani. E il suo volto ricorda molto quello di un gufo. Il suo nome deriva invece dall'antero cristiano, che però si rifà a Zadkiel, presente nel terzo libro di Enoch, e che il nome significa copertura di Dio. Molte di queste, e molte volte, quest'angelo è identificato come l'angelo dell'acqua. Nella tradizione è un cherubino, è uno degli angeli quali devono difendere con le loro lance di fuoco l'albero della vita. Questo particolare sembrerebbe appunto essere poi collegato agli spuntoni che Sakel usa come arma. Altro collegamento sono le frecce che Sakel appunto spara dai gomiti, diciamo, che infatti, perché appunto, scusate, Sakel è l'angelo a cui si rifà la figura di Sagittario nell'oroscopo, che è appunto un centauro arciere. E Dai. adesso vedo se ve lo riesco a far vedere. Wow, intanto lo vedono al momento mentre lo cerchi. Sì, infatti. Yes. Guarda, guarda come Sarebbe. Google cerca di farti spendere i tuoi soldi. Aspetta che non lo trovo mai Il mio lì. angelo preferito! Eccolo! Lo spazio numeri immaginari, mamma mia, quella cosa quanto è bella, vabbè. Non credo sia lui. Aspetta, damn! Tranquilla, prenditi il tuo tempo. Esatto, tanto nel frattempo io continuo a fangherlare Tu sai che è sull'angelo. Sì, sull'angelo che crea lo spazio immaginario, quindi la sfera è No, un'ombra vabbè. perché lui è Sì, un lui è molto figo come puntata, però non so. di quella cosa piacque, cioè mi fece flippare un sacco l'idea che, essendo tipo in uno spazio di numeri immaginari, l'angelo fosse giù e
e l'ombra fosse una sfera che era, richiama un po' di proiezioni varie della matematica. Vabbè, no, perché piace un fisico, cioè, mi rendo conto. Esatto, poi mi piace anche un sacco l'immagine dell'Eva che squarcia questa ombra ed emerge tutto sanguinante. Quello è figo, quello è oggettivamente figo. Non so, io stavo pensando adesso all'angelo, quello che atterra, cioè, non quello che atterra, quello che praticamente dovrebbe arrivare dal cielo. Cazzo. Bella puntata. Sì. Fare il coglione, ho tirato una manata al legno, mi sono fatto malissimo, vabbè. Sì, quello che si precipita, dici. Sì. Per giudicare che tu devi per fare il coglione, non è che fai, che espleti. Sì, vabbè, espleto la mia funzione biologica di non so che. Quindi niente, quella lì era veramente carina, cioè quella era bellina l'idea di questo affare che per distruggerli si sparava i pezzi di sé, che infatti ricordo che una certa era messo, ricordo che una certa l'avevi cioè, era nel tuo script, ma quella roba lì, sono super curioso anche di quello. Perché... Infatti arrivo a tutto. Allora, l'altro angelo in questione di cui parleremo è Shamshel. In realtà sto a parlare, però nel senso non so se pronuncio giusto. Comunque sì, credo si pronunci Shamshel, ma tanto sono tutti nomi. Ah, il pippolino, eccolo. L'angelo con i frustopippoli elettrici. Proprio lui, che è il quinto angelo di Eva. Si muove orizzontalmente innalzandosi perpendicolarmente al terreno poi per combattere. Il suo nucleo è posizionato in quella che dovrebbe essere poi la sua gola, quindi dove sta, cioè, non so se vedete anche il mouse. Sì, che poi nei rebuild ha anche quelle zampine insettose. Sì, quelle che fanno proprio schifo, oh, mamma. Brutte. Sì, infatti guarda, uno stomaco per cercarlo. Shamshel è ispirato appunto alla figura dell'omonimo angelo, che significa sole di Dio, e nel libro di Enoch è uno dei Grigori caduti. Come Ezechiel, e anche lui è un cherubino, ed egli guarda, ed è la guardia, scusate, del giardino dell'Eden e dell'albero della vita. È anche angelo del giorno, e infatti nella serie viene affrontato da Shinji durante la pausa pranzo, quindi quando il sole è più alto nel cielo. Ma va, ma che figa questa cosa. E Shamshel è lui. Ah, okay, questa era l'immagine. Questa immagine me l'avevi mandata, sì. Bellissimo. Sì, poi questo qui comunque è cristianizzato, diciamo, non è come gli incubi della mitologia ebraica che hanno sti angeli che sono pezzi di occhio, di cose. Cioè, vabbè, io penso che c'era in passato chi ha letto, al di là di vedere Evangelion, chi ha letto La bussola d'oro, no? Sì. Mamma mia. Quando si arriva agli angeli le descrizioni sono terribili. Quando arriva tipo la parte con Metatron, lì è veramente qualcosa di stupendo. Sì, vabbè, qualcosa di ultraterreno, incomprensibile, vabbè. No, ma infatti non vedo l'ora che la serie che sta facendo la HBO arrivi alla terza stagione, perché voglio capire come adatteranno quella parte. E in teoria ci dovrebbero arrivare. La terza dovrebbe... cancellata. Spero di no, cazzo, la parte più bella non mi adattano, dai. Cioè, che poi anche la parte che la renderebbe meno da ragazzini, visto che c'è, cioè, una certa, che dobbiamo fare? Uccidiamo Dio! Sì! E vai! Io sul finale del libro ho veramente pianto le cosiddette lacrime virili, ma veramente. Che bello quel finale. Il finale di queste oscure materie è qualcosa di meraviglioso ed è super formativo se sei ragazzino, perché. E vedi che insegni. I sentimenti ci stanno sempre di mezzo. Vedi. Sì, ma questi sono sentimenti belli, perché ti insegna che comunque se ci sono delle cose superiori a cui tu devi un attimo sottostare, e che a volte devi poter sacrificare i tuoi sentimenti in nome di un equilibrio, di un qualcosa di più grande. Torrei si chiede se tu studi le oscure materie. Ma magari fossero oscure, non so, mi pagherebbero, avrei dei poteri strani, invece sto solo davanti a un computer a bestemmiare. Quali oscure materie? Ah, vabbè, prima che bestemmie, ma facciamola continuare. No, vabbè, figurati, più che altro che sto cercando di equilibrare il tono di voce. Perché... Allora, comunque,
Il prossimo, giuro, siamo quasi verso la fine. Il prossimo è Matarael. Quello che si precipita. Bra. Bra. Precipitangelo. Adesso, oddio, adesso lo cerco. Precipitangelo sembra il soprannome, il tuo soprannome nel caso. Esatto, oggi ce l'ho pensato. Scale. Lui, proprio lui. Ok. E mi sono aperto 200 schermi. Ma oddio, è l'angelo. L'angelo ah, lo possiamo evitare per le argomentazioni, ma che schifo. E fra che si schifa, poverino, povero piccolo bimbo. È ispirato all'omonimo angelo Matarael, che nel libro di Enoch viene indicato come l'angelo della pioggia. Il parallelismo tra i due, infatti, si trova nella tecnica offensiva dell'angelo, che fa colare il suo acido dall'occhio come fosse pioggia. È fantastico, ecco. Questo. Dio mio, proprio ragno, mamma, se lo potevano pensare in mille altri modi. Ragno con tanti occhi che fa piovere acido stile xenomorfo, quindi devo dire... Che schifo, Angelo, veramente, ti metto una tarantola nel letto la prossima volta che vieni qui a Roma. Quando ero piccolo mia nonna le prendeva con le mani e me le lanciava addosso, fra, sono invulnerabile a queste cose. Eccolo! C'è lui! Ah, che bello anche qua, non c'è un cazzo. Ma che bello in stile Disney anni 30. Sì, quello sto guardando. E lui si chiama Sahakiel. Il suo più grande arma è se stesso. Usa infatti la forza di gravità e il suo Atifield per scagliare pezzi di sé e trasformarli in delle bombe. L'angelo aveva come obiettivo quello di schiantarsi con tutto il suo corpo proprio al di sopra del Geofront, con un impatto così grande da spazzare completamente tutta Neo Tokyo 3, e quello che ci stava di sotto. Il suo omonimo angelo viene menzionato nel terzo libro di Enoch, dove viene chiamato l'angelo dei cieli, ed è il quarto, ed è il guardiano, scusami, del quarto cielo del paradiso. Questo viene ripreso dalla serie sia per come gli attacca, sia per la presenza di enormi occhi scrutatori, come se fosse vigile e difesa. È anche detto il genio di Dio, allusione al suo distruttivo uso dell'Atifield, che la Nerve stessa faceva fatica a comprendere. Ricordo il casino per quella puntata e anche nel film. Madonna, questo coso nel film poi è bellissimo perché cambia, fa... Nella mitologia ebraica che aspetto ha questa bestia terribile? Io l'avevo trovato così. Ah, che quell'immagine era web, quindi non sono riuscito a inserirla. Sì, vedo, se riesco a vederla da un'altra parte più grande. Questi signori del pubblico sono gli angeli veri, diciamo, quelli della mitologia ebraica, che non so, belli e simpatici, ma come vedete sono dei mezzi incubi che se te li ritrovi di fronte, ti cacchi sotto, esatto, ma potentemente proprio. Poi chi abbiamo Bardiel, che è il tredicesimo angelo, ed è quello che assume le sembianze sostanzialmente dell'Eva di Shinji. Ok. Nel libro di Enoch Bardiel viene chiamato l'angelo della grandine, mentre nella tradizione occidentale è l'angelo dei fulmini. I nomi potrebbero infatti alludere alla forma in cui compare la prima volta nella serie, dove l'angelo ha la forma di una nuvola. Sì, ho capito ora. Ed è lui. Mi sto scrivendo. Sono sempre curioso di vederli, diciamo, in forma... Sì, è quello che di fatto prende il controllo dell'Eva dell'amico di Shinji e che poi viene spappolato male col dummy system, e da lì partono tutte le crisi psicologiche varie. Con una bellissima musica felice. Sì, quella musica felice mentre Shinji sta convivendo con l'idea che potrebbe aver spappolato un suo amico. Oh, ciao Ramiel, il mio secondo angelo preferito. No, comunque non riesci a trovarlo? Non me lo trovo, no, ma anche quando... Ma molti angeli ebraici sono molto difficili da trovare, cioè dici che non hanno iconografia, praticamente? Probabilmente non su internet, sarà da comprare. Esatto, pure secondo me, perché in generale è abbastanza antica, proprio come religione, cioè è una cosa proprio arcaica.
quindi cioè, è difficile non è proprio magari... cosa da giovani che caricano le immagini su internet. Ma sai cos'è? Infatti, magari tradizione orale, non c'è codifica scritta eccetera, le descrizioni si sono anche o perse o semplicemente sono state fatte talmente dopo che boh. Più che altro mi ricordo che avevi degli appunti anche su quello di Luce, che sì, è quello che sto per dire, più belli a livello di idea in assoluto, non tanto perché far risparmiare budget a chi lo deve animare perché è un PNG statico, sì. Ma Torres a cazzo ha tirato fuori i poteri forti, che sono quelli degli angeli che ti attaccano con un alleluia e ti fanno venire le crisi psicologiche come è successo scusate. Arael è infatti il quindicesimo angelo ed ha la forma di una enorme creatura alata luminescente. Ah, ok, questo è proprio uno praticamente. Ed è tratto dall'omonimo angelo chiamato l'angelo degli uccelli. La sua forma nella serie, infatti, sembra essere simile a quella di un rapace. Il nome Arael in ebraico è tradotto come luce di Dio, riferimento alla sua forma luminescente, dal suo fascio di luce che usa come attacco. Nel libro di Enoch, oltre, è descritto come l'angelo della visione, capace di guidare via le anime dal corpo. La lancia di Longino viene. Che viene menzionata in questo episodio è tratta dall'omonima lancia la quale avrebbe trafitto Gesù sulla croce. Sto pensando che questo è letterale, cioè veramente qua letteralmente di Aghi Anno l'ha preso proprio sì, molto uno. Molto praticamente uno perché ok, lì parla di visione e di anima tirata fuori dal corpo, qui ovviamente è adattato al contesto di Eva e quindi è visioni ma nella tua coscienza, quindi non ti strappa via l'anima ma ti fa andare in crisi mentale facendoti vivere tutti i tuoi traumi, tutti i tuoi problemi, quindi un angelo che attacca mentalmente e non fisicamente. Poi abbiamo il sedicesimo angelo, quindi Armisael, che ha l'aspetto di un gigantesco toro luminoso simile alla forma di un plasmide. Durante il combattimento la doppia elica del suo corpo si compone di una si compone in una, diventando egli stesso un'arma. È tratto dall'omonimo angelo, che è l'angelo caduto della tradizione ebraica, l'angelo della nascita. È incaricato di alleviare il dolore di una donna durante il parto. Durante la battaglia nella serie, prima di esplodere insieme a Rei, l'Eva 00 assume le sembianze della ragazza, mentre Armisael ne diventa la sua aureola. Come la tradizione cristiana, l'aureola è simbolo di santi e martiri, come lo sarebbe stato appunto poi Rei. Okay. Ok. Questo è bellino. Cioè, quelli più sono concettuali di Angeli di Evangelion, cioè quelli verso la fine che sono appunto concettuali che fisici, più si avvicinano a quello che è mitologico. Invece quelli un po' più fisici ovviamente sono abbastanza modificati, no? E poi, infatti, vabbè, adesso vi faccio vedere la foto sua. Poi per Eva diciamo che abbiamo finito e ci sono dei riferimenti, giusto quella che proprio vi posso dire così. Mm-hmm. Tolgo lo schermo o lo lascio? No, non lo tolgo. Ho interrotto la condivisione. No, è fatto. Va bene così. Ok. No, tranquillo. Giusto per di veloce, abbiamo riferimenti anche per quanto riguarda i giganti in Titano, in Gigantomachia di My Hero Academy, che riprende appunto la storia della Titanomachia, della Gigantomachia, della mitologia greca, quindi lo scontro del Ragnarok traslato, cose. Poi abbiamo la figura degli Oni, oltre che in One Piece con Kaido. Etc. L'abbiamo anche. Oddio, posso fare un mega spoiler su Bleach? No. Sì. Però sì. Non so se è uscito. Ok. Nel Bankai di Zaraki. Zaraki quando poi si, cioè, usa il Bankai. È palesemente un Oni. Palesemente. Esatto. Assomma, mi piace quel Bankai. Zitto, tu non conti niente. Anche quando facciamo tu non conti. Sì. Allora, per me piace Zaraki che prende la spada con due mani e fa Vabbè, perché Zaraki che urla e strappa il braccio a un gigante ti fa schifo. Vabbè, anche però, cioè, vabbè, Ale, fai parlare Ale, sono spoiler fuori contesto. No, vabbè, tanto è finito giusto due cose. Poi
quando ho scoperto che c'è un manga addirittura che si chiama Gigantomachia di Miura, che prende parecchio ispirazione da quello, soprattutto per la, l'aspetto apocalittico, diciamo, poi vabbè, cambiando elementi. E infine mi sono scordata che dovevo dire. Devi parlare del manga Gigant che è uscito ultimamente e che è stato cancellato, che era quella con le donnone giganti nude. Ma sai che non so se sia stato cancellato, perché Gigant ha fatto 9 volumi ed è francamente l'opera peggiore dell'autore di Gantz, cioè veramente brutta. Ah, ecco di che devo parlare. Vabbè. Del fatto che in 20th Century Boys occhio, perché quelli sono spoiler brutti, eh. Nel senso che sappiamo che c'è gente che lo segue e non è... Ah, cioè, si vede qualcosa già nel primo volume. Lì poi c'è anche una mezza citazione da Astro Boy, perché sappiamo che comunque c'è una mezza citazione. Allora, anche un po' il discorso comunque legato ai mecha. Che sì, esatto. Solo che con 20th Century Boys si rischiano gli spoiler brutti. Quelli sono brutti, effettivamente. Un qualcosa sui mecha lo possiamo magari approfondire in un tank pop episodio 2, anche perché evidentemente abbiamo fatto praticamente quasi un'ora e mezza, sono le 11:20, quindi siamo un'ora e 45 di live. Ti chiedono se ci sei alla prossima live di Bleach. Questa domanda non ha senso, in quanto la live comunque sarà fra oltre 3 settimane, quindi... Sarà il 7 aprile, quindi niente. Sarà molto probabilmente il 7 aprile, ma fino al 7 aprile potremmo essere tutti quanti, che ne so, ai Caraibi. Occhi cazzi tuoi. Lasciami stare fino al 29, poi posso essere ovunque, anche sottoterra. Tecnicamente, ma fino al 29... parlando, considerando le tue dimensioni, tu puoi essere ovunque in ogni caso, cioè sei tassabile. Potrei sbucarti di fianco in questo momento, darti uno scappellotto e fuggire via. Quanto io qua me l'ho legata che non sono andata a Bologna, la scappellotto. Lasciamo stare che sono stata una persona orribile, ma rimedierò. No, tranquillo. Problemi logistici, diciamo. In certo senso. E, comunque... Spero che non avevi annoiato. Ha detto non dovevi neanche pensarla questa cosa, perché infatti io l'ho super attento. Comunque è stato partecipativo, c'era un buon numero, quindi vabbè, Torresi, quindi i suoi commenti valgono fino a certo. Dobbiamo un po' il resto del pubblico che è in silenzio in questo momento mi sta guardando, perché noi sappiamo chi siete. Commentate, fate, cioè dai, non vedete i commenti di Torrese, dovete scalzarlo, dovete distruggere questa supremazia, diciamo. Quindi nulla. Allora, io direi, se Angelo ha un raid, anche se è di mercoledì sera alle 11:20, dubito che ci siano molte raid, però se hai un raid in mente... Attenzione, appare un Barba Bruna in chat che dice: io non guardo, ammiro. Bella. Se c'è wow. Un commento di Barba Bruna è la cosa più bella che potete ricevere una vostra serata. Basta, non c'è niente da dire. Assolutamente. Fate Barba. Fare sempre tutto il lavoro a me. Suggerite un ride. Quando stiamo per andare in chiusura, chat, suggerite Sì, infatti, Rai dalle... stanno Marta e Martina, M&M's. Ah, beh, allora andiamo subito allora andiamo da loro. Andiamo a dare un po' di fastidio a loro. Allora, io mi preparo. Ricordatevi, pubblico, che se fate il raid potete prendere 250 punti, potete quindi prendere più capitoli di Hunter x Hunter ad Angelo. E soprattutto ricordatevi, questa settimana, questa era l'ultima live, giovedì, venerdì, sabato e domenica non ci siamo. Ricominciamo ovviamente martedì prossimo, come al solito. Il prossimo episodio di Tankopop lo deciderà Ema e ce lo comunicherà. E quindi per il resto, grazie per essere passati e soprattutto ringraziate a voi Ema per aver organizzato questa rubrica, che era la cosa più organizzata su questo canale degli ultimi 3 mesi. Sì, visto che appunto io e Fra siamo dei cazzoni che ogni tanto organizzano le cose tipo Bleach, ogni tanto improvvisano e quasi sempre improvvisano, ma invece si
si fa i lavori di ricerca. Ogni tanto improvvisano. Quasi sempre improvvisano, quindi niente. Esattamente. Io sto per fare il ride. Vai. Scrivete a Martin Martina Bu, scrivete Ciompi, visto che è la loro mascotte. Sì, Ciompi. Anzi, scrivete tutti quanti Ciompi. Ciao, ciao, buonasera, addio. Ciao, 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 ciao. Vedo quando il riding comincia. Sì, forse adesso, sì, dovrebbe essere partito. Il gestore mi dice che è partito.